Tra la platea del primo incontro del progetto Legalità, le nuove sfide del web, ovvero le prime classi del Cassata Gattapone di Gubbio, un solo alunno non ha Facebook, in due hanno dato la propria password ai genitori, uno solo infine ha letto, prima di dare il proprio assenso, le clausole di quel social network. Tra queste c'è anche scritto che le immagini inserite rimangono di proprietà del sistema e possono essere utilizzate anche tra decenni contro di noi, anche se le cancelliamo. E per mettere in guardia dai pericoli dell'incoscienza in una pratica quotidiana diffusa tra i più giovani e che può avere conseguenze in termini di responsabilità penale, che l'Istituto Scolastico Gubino insieme all'Associazione Il coraggio della paura e l'Arma dei Carabinieri anche quest'anno mette in campo il progetto incentrato su internet e social network, opportunità e pericoli. Dopo il saluto del dirigente Naderi e l'introduzione della referente del progetto Legalità Tiziana Zeppa, le rappresentanti dell'Associazione Il coraggio della paura hanno presentato casi concreti per mettere in guardia dai pericoli del web. Il nostro impegno è... Il nostro obiettivo è quello di far capire ai ragazzi che tutto quello che, che accade, che è accaduto in questo periodo, non è così lontano da noi. Infatti parleremo di casi concreti come quelli eh, di, che hanno riguardato appunto Carolina Picchio o la ragazza di 12 anni eh, a Pordenone lo scorso gennaio o il, il caso ormai diventato simbolo di questa lotta al cyberbullismo di Amanda Todd. E attraverso appunto questi casi concreti cerchiamo di attirare l'attenzione ai ragazzi per farli rendere conto che non stiamo a... Giocando. L'arma dei carabinieri è a disposizione in questi casi è stato il messaggio del capitano della compagnia di Gubbio per Giuseppe Zago e insieme alle altre istituzioni a supporto e a sostegno nel nome della responsabilità di cui gli uomini dell'arma si sentono investiti nei confronti della società in cui operano. Importanti in ottica prevenzione sono i segnali da riconoscere. Manifestano segnali psicologici abbastanza evidenti. Il più evidente è quello che porta i ragazzi a isolarsi per cui. Generalmente se l'azione di bullismo avviene all'interno della classe o quantomeno dell'istituto scolastico, questi ragazzi tendono prevalentemente a non voler andare a scuola. Manifestano delle grave problematiche sull'apprendimento, il loro rendimento scolastico cade, scivola, precipita e hanno crisi di ansia, a volte di depressione. Noi siamo nati nel 2013 e stiamo cercando di, di, di smuovere innanzitutto la curiosità dei giovani, la pericolosità dei rischi che affronteranno e affrontano lavandosi in certe situazioni. E ci fa piacere stare qui a Gubbio perché già ci conoscono dall'anno scorso e vedo che i ragazzi comunque sono attenti a queste situazioni, è ovvio che bisogna parlarne, parlarne, parlarne.